Buonasera, buonasera a voi. Allora, è partito l'attacco nei confronti di Stefano Putzer. Ormai siamo abituati a questo tipo di strategie, è sempre stato così anche nel recente passato. Vi ricordate quando Alessandra Nunzia Schillirò salì sul palco a Roma? Fu da molti applaudita, ma anche da moltissimi attaccata. C'è chi diceva che faceva parte del sistema, che era tutta una strategia studiata, che era insomma un personaggio sicuramente finto e che non aveva fatto quell'intervento per amore della patria e per amore degli italiani. Ora è la volta di Stefano Putzer, non poteva mancare chiaramente, anche lui da più parti ha ricevuto elogi. Un uomo semplice, un portuale che però ha dimostrato nei suoi primi interventi di avere un cuore, no? E quando arriva un personaggio che si presenta in questa forma, spesso in Italia viene guardato con sospetto, cosa che ho già avuto modo di sottolineare perché siamo abituati a questi personaggi, specialmente nel mondo politico, ma non solo, che non fanno nulla per nulla, lo fanno per un tornaconto di carattere personale, perché devono difendere degli interessi o di partito o di lobby e così via. E quindi sembra inverosimile che arriva un portuale che malgrado avesse avuto la possibilità di accettare un accordo che prevedeva perlomeno per i portuali tamponi gratis, ha detto che assolutamente questo non era accettabile perché voleva dire che milioni di altri lavoratori italiani non avevano accesso ai tamponi gratis perché magari erano una categoria che aveva meno possibilità di trattativa e che quindi si sentiva anche così a nome di tutti gli italiani di essere solidali con i lavoratori e quindi aveva detto di no. E anche il giorno che si era presentato, se vi ricordate, lui che è un vaccinato e avrebbe potuto tranquillamente andare al lavoro, perché ovviamente ha il Green Pass, aveva chiaramente detto che questo non era possibile dopo aver lavorato per oltre un anno accanto ai suoi compagni, sapere che appunto alcuni dei suoi compagni non potevano portare a casa lo stipendio, ma dovevano stare fuori dall'ambiente di lavoro senza appunto percepire un reddito e questo per lui era inaccettabile. E questo appunto è stato visto con sospetto. Poi sono partiti i vari personaggi all'attacco di Putzer. Li conosciamo, no? Ormai ci sono tutti i giorni. Io dico sempre una cosa: se uno ha delle prove, porti queste prove, perché è giusto che sia così, così almeno uno si può fare un'idea rispetto a un qualcosa di concreto. Ma per sentito dire, o perché magari ha un amico che non ha proprio una storia limpida e non ha un passato molto chiaro, o per altre circostanze difficilmente comprovabili, io ritengo che francamente sia così una strategia sbagliata, perché vi ho sempre detto, io uso una modalità diversa, io ti do fiducia, però continuo a pesarti, cioè sto vigile. Guardo le tue mosse, le giudico, le valuto e poi traggo le mie conclusioni. L'ho fatto così sin dai tempi quando ho deciso di dare una mano ad Antonio Pappalardo, poi è finita come è finita e ogni qualvolta mi sento di fare così e lo farò anche questa volta con Stefano Putzer, che mi sento assolutamente di difendere. Anch'io, come qualcuno dice, sono andato a fare ricerche, su di lui non c'è assolutamente nulla perché è un lavoratore e quindi se voi andate lo potreste fare anche su di me,
sì, qualche informazione in più lo potreste trovare, ma semplicemente per quanto riguarda la mia carriera professionale e sportiva, perché sono stato anche un manager nel mondo dello sport ad alto livello, ma null'altro. E su Stefano Puzzer addirittura trovate veramente nulla fino al giorno in cui appunto è saltato alla ribalta. Quindi non fatevi ingannare da queste cose, non ascoltate la prima cosa che sentite, cercate di valutare e di soppesare le gesta di Stefano Puzzer, il suo cammino, quello che ci sarà da adesso in poi. Non ascoltate quelli che semplicemente hanno interesse per vari motivi a distruggerne l'immagine e a fare sì che non possa avere seguito, che invece in questo momento nel nostro paese sarebbe molto importante. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.